Oggi noi abbiamo un gap infrastrutturale che divide la Sicilia. Non è pensabile il rilancio di una balla, di un mito come il ponte sullo stretto, come se fosse questo lo strumento per superare il gap. Il gap noi lo superiamo se siamo in grado in Sicilia di avere un piano dei trasporti che sia funzionale per l'arcipelago, che abbia dei punti di accesso negli aeroporti di cui disponiamo e che questi siano interconnessi con i porti e con le ferrovie. Ma abbiamo bisogno di migliorare i nostri porti, abbiamo bisogno di rifare l'insieme della rete ferroviaria che sia una rete veloce, in grado di collegare Palermo con Catania in meno di mezz'ora. Insieme a queste reti noi abbiamo bisogno di sviluppare tutto ciò che è digitale, tutto ciò che è tecnologico. Noi ormai abbiamo un sistema del turismo che si basa tutto sulla generazione di viaggi attraverso internet. Non possiamo avere delle interruzioni di comunicazione tra il mezzo per eccellenza a livello globale, e le destinazioni finali, perché le interruzioni fanno cambiare molte volte la meta dei turisti.